Signore e signori, buonasera. Benvenuti in questa serata di gala che vedrà protagonisti i giochi peggiori del 2013. Grazie. In effetti verrà letta una lista di nomination e voi potrete, tramite il vostro televoto, decidere quale sarà il gioco peggiore di tutti i giochi del 2013 e rimarrà in carica per tutto il 2014. Insomma, iniziamo a vedere quali sono i premi e quali sono le nomination per questo anno in questa che chiameremo Merdlist 2014. Partiamo col premio Insistenza, che va ad Assassin's Creed Black Flag. Perché diamo questo premio ad Assassin's Creed? Perché nonostante siano usciti tantissimi titoli, tutti uguali, ci sono sempre le stesse pecche, si ripetono e si reiterano nel tempo. Sì. Abbiamo la seconda nomination per questa serata, il premio Inutilità, il gioco più inutile uscito in questi anni e che noi abbiamo giocato nel 2013. Stiamo parlando di Woodcutter Simulator, un gioco che praticamente è una vera e propria rottura di cazzo, non c'è nulla di interessante da fare, quel poco che lo sarebbe è completamente scriptato. Ancora un applauso a Woodcutter Simulator. E adesso passiamo al premio grafica peggiore rispetto all'engine. Il premio va a MechWarrior. Allora ragazzi, questo gioco gira su CryEngine 3, il peggiore in assoluto che abbiamo mai visto, perché con il CryEngine 3 si fanno delle cose stupende, fuori dal normale, basta pensare a Crysis 3 insomma. Invece loro della Piranha Merluzzo Software riescono a fare una cagata di gioco anche sfruttando questo engine fenomenale. E adesso una nomination che per noi è estremamente importante. Il premio approssimativo va a WarZ, un gioco che fa dell'approssimazione la sua caratteristica maggiore, un gioco pieno di bug con un sonoro imbarazzante che ciò nonostante viene venduto a prezzo pieno. Complimenti per questo capolavoro del non finito, ancora un applauso per questa merdaccia. E adesso passiamo ad un premio che ci sta molto a cuore in realtà. È il premio Non ci hai giocato abbastanza. Ed il premio per questo titolo va World of Tanks. Ragazzi, un gioco che non finirà mai di stupirci. Praticamente inizi a giocare e hai un carro lento. Se ci giochi quelle 20-25 ore, cominci a raccogliere punti e cambiare carro. Altrimenti devi essere comunque, diciamo, signore, non ci sono parole per descrivere questo titolo, ne abbiamo già parlato abbastanza. Comunque è bellissimo questo premio Non ci hai giocato abbastanza e grazie. Andiamo adesso ad una nomination che ci tocca davvero nel vivo perché siamo estremamente coinvolti nel fenomeno. Stiamo parlando del gioco Non capite un cazzo di videogames. Il titolo nominato per questa categoria è Killing Floor, signori! E stiamo parlando di un gioco la cui recensione ci è costata una valanga di insulti, il cui maggiore esponente era Non capite un cazzo di videogames. Strano, perché la nostra impressione è che gli sviluppatori di questa merda non capiscano un cazzo di videogames. Complimentoni ancora per questa merdaccia fumante di Killing Floor. E adesso arriviamo a uno dei pezzi forti della serata in realtà, un titolo a cui teniamo particolarmente. Il premio è Bugs Everywhere. E ragazzi, rullino i tamburi perché abbiamo Skyrim! Come non parlare di Skyrim? Dove un cavallo si arrampica per ragazze montagne, dove riesce a, non lo so, a emulare un elicottero soltanto saltando, dove i combattimenti, vogliamo parlare dei combattimenti,
non ne parliamo dei combattimenti, abbiamo speso fior di recensioni, ragazzi. Andiamo avanti con un titolo di cui si è fatto un gran parlare quest'anno e che si è aggiudicato a pieno merito il premio Scimmia Castrata. Era infatti questo un titolo che per noi era piuttosto interessante sulla carta, ma che poi si è rivelato essere interessante sulla cacca. Stiamo parlando ovviamente di Call of Duty Ghosts! Complimentoni, complimentoni ad Infinity Ward e in generale ad Activision, che continua a pubblicare queste cagate, reiterando gli errori esattamente come Ubisoft fa con Assassin's Creed, ma riuscendo a peggiorarsi, quindi proprio il peggio del peggio del peggio. La cosa più interessante di questa merdaccia è stata l'inserimento del pelo dinamico sui cani, che non li rende più belli ma li ricopre di un soffice manto muschiato che non serve a un cazzo ma vi manda in pappa la scheda video. Complimentoni ancora per questo bruttissimo COD. Sarà molto difficile scegliere tra questi titoli quest'anno, eh? Eh sì, sì. Attenzione. E adesso passiamo ad un premio a cubetti, no? Il cosiddetto premio quando i cubi non bastano, il premio flop. Purtroppo abbiamo un pari merito qui, perché abbiamo sia Seven Days to Die, che molti non chiameranno un gioco a cubetti, siamo sicuri, e Cube World, che è stato tra le altre cose uno dei termini più ricercati in Italia e nel mondo su Google, quindi nella top 100 di Google. Ragazzi, come vorrei spiegare questi titoloni che sono partiti come delle cose fantastiche, sono arrivate poi pochi giorni dopo l'uscita a fare un flop pazzesco. Insomma, Seven Days to Die e Cube World sono in lista per il peggior gioco del 2014. Ultima nomination per questa sera, ma non ultima in importanza, in quanto tocca i nostri cuori in maniera piuttosto importante. Allora, noi siamo grandi giocatori di Counter-Strike, adoriamo la serie, perlomeno adoriamo Counter-Strike Source, ci piace molto Global Offensive, e quindi come potrebbe non toccarci da vicino il premio figlio deforme di Counter-Strike? E stiamo parlando di un fenomeno che inizia in realtà già dal 2011, bombardandoci di free-to-play che si ispirano a Counter-Strike in tutto tranne che alle cose buone. Quindi abbiamo dei soldati, abbiamo degli M4, degli AK-47, ma il resto è vomito di maiale. E il gioco che quest'anno vince il premio figlio deforme di Counter-Strike è Tactical Intervention! Tra l'altro, riuscendo a fare un ottimo crossover tra le cose peggiori di Counter-Strike e le cose peggiori di COD Ghosts, mettendoci di mezzo dei cani che esteticamente ricordano un po' le zoccole di Fogna e che non hanno una funzione ben precisa se non quella di girare per la mappa attaccando un po' come cazzo gli pare. Ottimo clone di merda di Counter-Strike, e io inviterei il mio collega Redez a raggiungermi qui al centro del palco per salutarvi e invitarvi alla votazione, no? Sì, perché adesso tocca a voi, ragazzi, dovete aiutarci con i commenti a decidere qual è il gioco peggiore che è stato giocato nel 2013 e che ci accompagnerà per tutto il 2014. Quindi questa Merd List 2014 è in qualche modo la summa, veramente, è il... No, anzi, non direi che è la crema, è la schiuma di questo 2013, e noi vorremmo eleggere questo principe della monnezza, così, giusto per farvi capire che noi non siamo solo quelli che dicono «Oh, ma com'è bello questo gioco», ma soprattutto diciamo «Quanto fa cagare questa schifezza qui», no? Giusto, giusto. E adesso vi dirò una frase che avrei voluto dire, non lo so, fin da bambino, no? Guardavi la TV e dicevano sempre questa frase. Apriamo il televoto, signori. Spazio per gli acquisti.